Un lungo, inquietante elenco, quello degli anziani presi di mira da malintenzionati, ladri e rapinatori, storie che si ripetono, simili tra loro e dove le vittime della violenza sono spesso soggetti fragili che vivono da soli. Prendendo alcuni esempi dei casi avvenuti nell'ultimo anno, ci si rende conto della gravità del fenomeno. Il 6 febbraio la signora Maria Grazia, 65 anni, si stava recando al lavoro quando è stata aggredita da uno sconosciuto che voleva rubarle la borsetta. Presa a pugni, a calci, fino a quando non è caduta in terra, il tutto è successo in centro, a Firenze, in una strada nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Due mesi dopo, in provincia di Treviso, un tentativo di rapina in casa finisce nel peggiore dei modi. Adriano Armellino, 83 anni, che vive da solo da quando è rimasto vedovo, è andato a letto da qualche minuto, sono circa le 22, quando un uomo si introduce nella sua abitazione. Forse l'anziano lo sorprende mentre cerca qualcosa da portare via. Fatto sta che l'intruso si scaglia violentemente contro di lui. Per le ferite riportate, Armellin muore il giorno dopo in ospedale. Picchiato, legato con fascette da elettricista e rapinato da tre uomini, un 83enne a Torino. È successo a inizio giugno, sempre dentro casa. Salerno, 2 luglio 2022, Maria Grazia Martino, 91 anni, viene trovata morta all'interno della villetta dove vive con la sorella Adele, di 87 anni, e il fratello, anche lui anziano. Custodivano un'ingente somma di denaro nascosta in una stanza. Qualcuno lo sapeva, ha tentato di rubarla e per fermare le donne che lo avevano colto sul fatto le ha colpite con un bastone di ferro. Incastrato dalle videocamere di sorveglianza e dall'impronta di una scarpa, qualche giorno dopo il badante confessa tutto quanto. Anna Maria Burrini, 81 anni, il 28 settembre è stata trovata distesa sul letto del suo appartamento di Siena, strangolata da uno degli inquilini a cui aveva affittato una stanza. Non voleva consegnare il denaro che teneva da parte. Castri, Lecce, 13 ottobre, tre persone, tra queste due donne, vengono arrestate per l'omicidio di Donato Montinaro, 75 anni, falegname in pensione. L'anziano è stato imbavagliato, incappucciato, legato, picchiato e strangolato, ancora una volta dentro casa. Poi i rapinatori si sono allontanati con un utensile agricolo e una somma di denaro in contanti, inchiodati da alcuni testimoni. Solo una settimana fa, in provincia di Avellino, Sabatino Fiero, 85 anni, viene preso a schiaffi, a pugni, da chi anche in questo caso era entrato di notte nella sua abitazione per rubare e non aveva trovato niente.